Little Italy rischia di scomparire. A lanciare l'allarme il New York Daily News, che parla di un rapido processo di gentrificazione del quartiere che una volta raccoglieva un pezzo d'Italia a New York. Fino a qualche anno fa la minaccia erano i cinesi, ora è il progressivo arricchimento della zona a sud di Manhattan che ha fatto schizzare i prezzi alle stelle, via i tradizionali ristoranti e pasticcerie che attiravano i turisti con il profumo del pesce fresco, della pasta fatta a mano, dei salumi, dei formaggi e dei cannoli siciliani e le sfogliatelle. Al loro posto boutique oppure eleganti loft che fanno gola alle celebrità e residenti con redditi medio-alti. Secondo l'ultimo censimento nel quartiere non c'è più un italiano nato in Italia. Nel 2000 ce n'erano 44. Un intero trentennio di architettura, design e arte italiani visti dall'obiettivo di Giorgio Casali sarà visitabile a Verona dal 16 febbraio al 5 maggio, la mostra dedicata al fotografo dei più grandi architetti e designer italiani, storico collaboratore della rivista Domus e anche di Gio Ponti. Le immagini esposte provengono dal fondo Casali, conservato e gestito presso l'archivio progetti dell'Università IUAV di Venezia. L'appuntamento, come è detto, è per il 16 febbraio presso il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, presso il cortile del Tribunale, appunto a Verona. C'è anche quello dell'archistar canadese Frank Gehry. Tra i progetti della Make It Right Foundation, la no profit promossa dall'attore Brad Pitt, che sta realizzando 150 abitazioni a New Orleans da destinare agli sfollati vittima dell'uragano Katrina. L'associazione no profit ha chiesto e ottenuto la collaborazione di diversi progettisti, tra i quali Hitoski Abe, Tom Mine, e il riscontro avuto da Jerry Brilla per originalità e sostenibilità. Progetta secondo i criteri dell'efficienza energetica con certificato LEED e un occhio al risparmio. La struttura è concepita in linea con lo stile tipico delle abitazioni di New Orleans ed è alimentata da un sistema di pannelli solari che trasformano il tetto in una doppia terrazza coperta. Il 2012 potrebbe essere stato l'anno della svolta per il mercato immobiliare, auguriamocelo. Questo riguarda però l'America. Il report mondiale Remax National Housing mostra infatti una ripresa generale in tutto il paese a stelle e strisce, sia sul piano delle vendite di case che su quello dell'aumento dei prezzi in quasi tutti i mesi dell'anno. A dicembre il numero di vendite di immobili è aumentato del 3,8% e il prezzo di quelle case è cresciuto del 7,6%, mentre l'inventario di case in vendita è sceso nel corso di ogni mese dell'anno, chiudendo lo stesso a un livello del 29,1% inferiore rispetto ai numeri di dicembre 2011.